sulle ginocchia che tremano e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare perché un dolore che sale fa male. Ora lo stomaco fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, testa parte va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, se c'è sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è un dolore che sale e fa male. Arriva il cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sole scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte, il tempo non passerà. E quando arriva la notte e resto sola, parte va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, se c'è sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Può allontanarci, l'amore poi continuerà. 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 Grazie. Chiara Casadei ha aperto questa puntata di Provaci, volevano fartela ricantare. Sì. No, a parte gli scherzi, benvenuta, bentornata dovrei dire, cara Chiara. Grazie, grazie a voi. Perché la nostra giovanissima Chiara, che oggi ha quanti anni? 17. Si può ancora dire, quindi l'età di una ragazza di questa età, è stata una dei nostri finalisti nella quinta edizione e se l'è giocata bene direi con Riccardo, che salutiamo, Riccardo Pomponio, tornerà a trovarci in gennaio anche lui, ma poi ci ha seguito in tante tappe del nostro Rete 8 Tour Village. Ti sei divertita molto? Mamma mia, moltissimo, è stata una bella palestra. Una bellissima esperienza. Però sì, come sentite, Chiara, nonostante la giovanissima età, ha una grande volontà musicale, un bel carattere. Stasera non ti faccio dare voti perché sei... oltre, guarda la faccia di Lorenzo Valeriani che si ricorda di quest'estate, è eloquente. Tu però ti diverti tantissimo, fai la vita di una ragazzina di 17 anni, che bella parola ragazzina, è fantastico. Scuola, famiglia, amici, altro. Sì, certo. Studio, 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 studio. Studio, sì. Sì, studio scuola, studio canto, ecco, è difficile tenere tutto, però ce la faccio. Da grande è la mia passione, quindi è solo un piacere. Da grande farai? La cantante. Che te lo dico a fare. Tra l'altro quest'estate c'è stato un bellissimo risultato
Per te? Sì, perché allora ho partecipato, ho avuto il piacere di partecipare ad un festival in Umbria, Umbria Voice, a Terni, e lì ho avuto un bellissimo risultato perché sono rientrata nei finalisti da 1500 che erano, diciamo, è stato un ottimo risultato. Beh, direi, non ci possiamo lamentare, quindi l'applauso ce lo farei tutto alla nostra Chiara, sì, che non ha nessuna intenzione di fermarsi, perché lei ha proprio passione per lo studio, cioè i fondamentali, quelli che ricordava nella puntata precedente la nostra Federica Di Biase, l'insegnante di danza, i fondamentali dalla classica in poi sono quelli che ti danno più soddisfazione poi, perché li applichi ovunque e te li ritrovi come elementi del DNA e impari ogni giorno di più. Intanto grazie per averci regalato questa canzone di Arisa, ma tra poco ne ascoltiamo un'altra, sì, perché vorrei farti conoscere anche a chi non ti conoscesse questa sera dal Teatro Polifunzionale di Pineto. Siamo alla quarta puntata di Provaci, che poi è la terza di gara, quindi finora abbiamo scoperto due semifinalisti, stasera scopriremo il terzo o la terza, vediamo chi se la giocherà meglio. E strada facendo poi le cose possono cambiare, perché l'anno scorso anche con i Ripescati abbiamo avuto delle belle sorprese, poi tante cose incidono, abbiamo anche molti ospiti, li saluto velocemente e poi parleremo anche con loro, a parte il nostro Daniele Valentini, che è una presenza fissa nella nostra poltrona in prima fila, il nostro caricatorista di fiducia, grazie di vero cuore Daniele, poi chiacchiereremo anche con te, ora sta lavorando ai ritratti da fare, tu hai conservato il tuo ovviamente, sì sì, la tua bella caricatura, eh certo. C'è la nostra splendida rappresentanza tutta femminile dell'associazione Orme di Roseto, saluto Federica e Tiziana che ci parleranno più tardi di un invito da fare a nome, posso dirlo, a nome di Pamela Prati, che ha scelto di passare una serata con la loro associazione, quindi poi racconteremo di questa cosa bellina. Saluto lì in platea, bella comoda per il momento, Antonella dell'associazione Make Music, mentre il nostro Marco l'abbiamo messo in giuria, ma tra poco parleremo anche di voi. E poi c'è una magnifica rappresentanza del presepe vivente di Giulia Nova, che, correggetemi se sbaglio, quest'anno è arrivato alla 21ª edizione, giusto? Salutiamo tutti i rappresentanti, fatevi riconoscere, alzate le mani che siete tanti, eccoli là. Stasera pochini ma tanti di là, poi racconteremo con tutti i figuranti, con il presidente, si può dire così, titolo ufficiale? Titolo ufficiale, ok. E poi racconteremo di quello che accade, perché questa sera è la vigilia di Natale, quindi una serata un po' particolare, tutti appena finita la trasmissione ce ne andremo a casa, perché ognuno di noi ha il suo focolare che l'aspetta, e poi lavoreremo. Però prima un'altra canzone da Chiara, cosa ci fai ascoltare? Sì, questa sera il mio canto libero di Lucio Battisti. Pronta? Sì, pronta. Chiara Casadei. Grazie. In un mondo che prigioniero è il mio canto libero. Sei tu e l'immensità si offre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo. E va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è. Respiriamo liberi, io e te. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo. E ormai la festa dei fantasmi del passato, cadendo lasciando
faccio un quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, e riscopro te, dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre intorno a noi, e limpida l'immagine, ormai, nuove sensazioni, giovani emozioni, si esprimono purissime in noi, la festa dei fantasmi del passato, cadendo lascia un quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore. Grazie, grazie a tutti. Grazie a te Chiara per averci regalato questi momenti, ma prima della fine della serata ovviamente tornerai a cantare per noi, sì, perché stasera sei ospite. Grazie a un voi. Un po' di relax e un po' di tranquillità, ci sta bene. Grazie di nuovo. Grazie. Chiara Casadei. Mi sembra di essere un multitask in questo momento, quindi per il momento lo tengo, perdonerete, non voglio fare conferenza stampa con 20.000 microfoni, però stasera ho le mani occupate, mi perdonerete per questo. Dicevo, tanti ospiti, ma soprattutto dei giurati sul palco che ormai sono diventati parte integrante della storia di Provaci, perché loro riescono con poco tempo e con poche parole, a volte necessariamente poche, a far capire a un concorrente o una concorrente, a un gruppo, il perché di una scelta, di una valutazione. Non è mai facile valutare. Infatti Provaci non l'abbiamo voluto chiamare gara. È sempre stato un gioco spettacolo in cui i concorrenti potevano imparare, possono imparare, usare questi spazi come una palestra per misurarsi innanzitutto con se stessi e poi anche con tutti gli altri da cui si impara sempre, con il pubblico presente. Qui siamo in un posto abbastanza intimo. In estate, durante il Rete 8 Tour Village, e Lorenzo ne sa qualcosa, abbiamo raggiunto anche qualche migliaio di presenze sotto il palco, quindi le cose cambiano. In più ci sono gli elementi altri che, ad esempio come le telecamere, ti danno un altro tipo di percezione di profondità. Un conto è un palco, un conto è una piazza, un conto è uno studio. Cambiano tante cose, i concorrenti queste cose le imparano. Stasera metteremo al lavoro, con grande piacere, Marco Gianluca, che è già pronto lì nella sua postazione. Buonasera per l'associazione, che è una gran vera scuola di musica, la scuola Make Music. Raccontaci un po', da quanto tempo esiste? Allora, di nuovo buonasera a tutti, grazie dell'invito. Da circa un anno io e Antonella Centorame abbiamo aperto questa scuola presso Borgo Santa Maria. Abbiamo visto man mano crescere sempre di più la nostra scuola e siamo veramente soddisfatti, arriviamo a circa 50 e più allievi. Cosa facciamo? Insegniamo vari strumenti, chitarra, pianoforte, canto, organetto, famoso dubot. Abbiamo dei campioni mondiali qui in Abruzzo, non ce lo dimentichiamo. Certo, quindi, certo. Grande orgoglio. E cerchiamo anche di fare, di dare sempre di più. Organizziamo anche a fine anno, normalmente a giugno, un evento finale dove tutti i ragazzi suonano. L'anno scorso abbiamo fatto veramente al Parco della Pace a Pineto un evento bellissimo, tantissima gente, tantissimi genitori soddisfatti, ma soprattutto i ragazzi molto 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 soddisfatti, perché la musica unisce.
Vero, anche se magari capita in qualche corso, auguro anche ai vostri allievi di frequentare più avanti negli anni corsi in cui anche al di fuori dell'Italia possano incontrare studenti e docenti speciali, anche se non parli la stessa lingua, alla fine con la musica lavori bene lo stesso e si aiuta molto, ci aiuta a vincere timidezze, ritrosie. Voi lavorate anche con i piccolissimi, poi di questo parlerò anche con Antonella Centurame, che ha una passione per la didattica rivolta all'infanzia, didattica musicale specifica, che è una piccola grande chicca ed è un talento anche quello, è una cosa molto bella. Insieme a Marco al lavoro tra poco ritroviamo con piacere Anna Rosa Solinas. Buonasera a tutti. La nostra cantante, giovane cantante, voce d'angelo la chiamavo io, perché lo dico ogni tanto, mi piace ricordarlo, lei oggi è una donna professionista, bei risultati, continua a studiare, lavorare e cantare, ma quando l'ho conosciuta io ero la voce, la parte melodica di un gruppo rap, non sto scherzando, si sentiva questa voce d'angelo in mezzo a queste voci arrabbiate, che però arrabbiate ma facevano anche tenerezza alla fine. Sì, 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 è stato un bel rapporto, è stata una bella esperienza e all'epoca era la Dolce Vita, noi facevamo la Dolce Vita Tour, esattamente, quindi andavamo per le piazze la domenica. Sì, tutto sì, in diretta televisiva, sì, quindi se sbagliavi quello era, cioè, sì, sì. Stavamo lì e ci siamo divertiti non poco, faticosissimo, sì, però bello. Ciao Marzia, vecchi tempi. Sì, sì. E li replichiamo, non c'è problema. Come no. Infatti l'abbiamo precettata quest'anno per la giuria stabile di Provaci. Al tuo fianco finora è stato un elemento stabile, non so fino a quando ci sopporterà, Lorenzo Valeriani, che è già impegnato sulle frequenze di Rete 8 Sport con il suo programma Gradinata. Bentornato, ben rivisto. Bentornato a te e naturalmente grazie per questo nuovo invito. Non so se merito questa postazione, allora, al fianco dei mostri sacri. Io devo confessarti una cosa, Lorenzo. Quella poltrona in realtà aveva scritto sopra un altro nome. Ah, ecco, appunto. L'amico Walter, ciao Walter, De Berardinis, che in realtà è un giornalista, tu lo conoscerai sicuramente, sì, come penna, anche se non so se ti siete mai incontrati. No, fisicamente no, però lo conosco. Giornalista, persona appassionata di letteratura, di cultura, anche un autore interessante, è un cabarettista naturale, l'ho sempre definito così perché riesce a trasformare qualsiasi elemento in gag e soprattutto è un occhio attentissimo a quelli che sono i talenti. Per un imprevisto non ha potuto raggiungerci, ma io ti ho pregato di tornare al lavoro ancora una volta. Sì, leggermente febbricitante, infatti indosso un giubbino che non è consono alla sala polifunzionale, però naturalmente dovete sopportarmi perché stasera purtroppo è così. Grazie ancora per l'invito e so che anche stasera vivremo una serata interessante. Mi fai salutare Chiara, che è stata la colonna sonora estiva del Tour Village, e quindi davvero riascoltarla è sempre un piacere, e so che anche nella prossima estate sarà con noi. Insieme ad altri, naturalmente. Io ci conto, perché lei è stata una dei finalisti della quinta edizione. Qui siamo al lavoro per la sesta, quindi verranno fuori nuove voci, nuovi talenti, qualcosa magari nascerà anche insieme agli ex concorrenti. Per esempio Chiara ha messo su una bella collaborazione con Marcello Graduato, che è stato un ospite, un musicista, un cantautore che è venuto a trovarci spesso, e hanno fatto anche delle belle performance estive, musicalmente parlando, è stata una sorpresa per tutti noi, ce l'hanno fatta veramente come sorpresa durante una tappa del tour. È un duetto fantastico, sì. Poi abbiamo conosciuto anche Riccardo con la sua compagna, che adesso dimentico il nome, però è stata anche quella una serata davvero, davvero, sì, interessante. Credo che Provaci sia anche questo, no? Far conoscere, fare amicizia, ma soprattutto creare una professionalità diversa, partire come singolo cantante e poi generare queste sinergie che davvero hanno portato lustro a Provaci, ma anche e soprattutto a Rete 8, e quindi questo è importante. Concordo in pieno, signori. Io tra poco tornerò a parlare con tutti voi. Daniele Valentini è già al lavoro, ma visto che stanno friggendo da un po' i nostri concorrenti, direi di dare inizio a quella che è la tortura sul palco. Non mi guardate così, perché poi una volta che state qua non volete più scendere, lo sappiamo. I concorrenti si esibiranno davanti ai nostri giurati, che daranno voto palese con le loro lavagnette, valuteranno
le doti naturali, l'abilità tecnica, la presenza scenica e l'originalità. Voti da 0 a 10, siete liberi di usarli, siete tutti provenienti da formazioni differenti, quindi avete punti di vista diversi. E va bene così, deve essere così, perché ognuno deve dare la sua opinione e valutazione. Il concorrente, prima di sentire il responso della giuria, potrà rivolgere l'appello al pubblico presente qui al Teatro Polifunzionale di Pineto, ma soprattutto a quelli che sono a casa, che ci guardano dalle frequenze di Rete 8, perché se non vincesse la sua puntata di gara, quindi andando di diritto in semifinale, potrebbe essere ripescato grazie al tagliando a un modulo anche di voto online preparato dal magazine La Dolce Vita, che ringraziamo per la collaborazione. Sono diversi anni che ci permette di far tornare in gara persone che magari per un punto o due non sono riusciti ad arrivare, ahimè, alla semifinale, ma con il ripescaggio poi hanno avuto una nuova chance. Quindi preparatevi anche il vostro appello, perché dovete convincere voi, quelli che sono a casa, della bontà della vostra performance e del perché dovrebbero votarvi. In bocca al lupo a tutti, ovviamente. Noi siamo pronti a cominciare, io poi mi farò da parte per lasciare lo spazio a loro. Se la regia mi dà l'ok, io mi porto avanti. Il nostro primo concorrente di oggi, cari signori giurati, è un cantante. Lui in realtà è un riprovaci, perché ha provato anche in altre edizioni, ma adora così tanto il canto che non riesce più a staccarsi da questo tipo di performance. Ci fa piacere che abbia scelto ancora Provaci, Nicola D'Alba. Italiano diceva ti gusta la Spagna, aveva gli occhi arrossati dall'acqua di mari del sud. L'avevo vista una notte ballare un focoso flamenco, a piedi nudi col viso sudato vicino a un farò. Sbagliando i passi le stavo vicino ballando una samba. Era la donna più bella che c'era alla Playa del Sol. In poco tempo il suo sguardo al mio cuore gli dava un tormento. All'improvviso mi ha stretto la mano e mi ha detto così: Bésame siente como suela el corazón. Yo en esa noche que era solo una emoción. Sembrava un angelo dagli occhi teneri. Chiedevo un attimo da mille brividi. Bésame siente como suela el corazón. El suo sorriso le mie labbra mi fermò. Non ero un angelo, ma forse un diavolo. E quella notte nel fuoco il mio cuore con lei si bruciò. E esa noche bailando un recuerdo me dico te quiero. Como una niña en mis brazos hablaba las palabras de amor. Intensamente su sguardo a mi cuore gli daba un tormento. En esa noche me dieron sus dosos de que te guardió. Bésame siente como suena el corazón. Yo en esa noche que era solo una emoción. Sembrava un angelo dagli occhi teneri. Chiedevo un attimo da mille brividi. Bésame siente como suena el corazón. El suo sorriso le mie labbra mi fermò. Non ero un angelo, ma forse un diavolo. E quella notte nel fuoco il mio cuore con lei si bruciò.
veri. Chiedevo un attimo da mille brividi. Pensa a me, siete come un suelo al corazon. Il suo sorriso nei miei labbra mi fermò. Non ero un angelo, ma forse un diavolo. E quella notte nel fuoco il mio cuore con lei si bruciò. Grazie. Nicola D'Alba, ha ripreso un po' di fiato? Sì, sì. In realtà è allenato perché lui fa anche il ballerino, si diverte da morire, infatti ha partecipato in doppia veste. E hai scelto una canzone un po' diversa dalle tue solite scelte in gara, quindi hai voluto giocare di più. Sì. Prima che la giuria esprima il suo voto, guarda quel puntolino rosso lì di fronte, dove c'è la telecamera del nostro Valerio, e convinci quelli che sono a casa, casomai tu non vincessi la puntata di gara, del perché dovrebbero votarti, ripescarti e farti arrivare alle semifinali. Dovete votarmi perché io sono, mi sa, il terzo anno che partecipo, o il quarto? Il terzo, non consecutivo. Il terzo anno che partecipo, quindi se non ritorno su questo palco, Maria sente la mia mancanza, quindi devo ritornare, per forza. Grazie. Vabbè, tu giochi e scherzi sempre, però sì. Questa cosa ti piace sempre. Sì, sì, sì. Ora, vediamo che succede quando giocano loro. Vediamo se scherzano o fanno sul serio. Tu sei pronto? Sì. Allora, cominciamo da... Ah sì, inauguriamo con Marco. Sì, 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 sì. Ok, ciao. Mostriamo la lavagnetta a favore di telecamera, così il nostro Mario la può inquadrare. Doti naturali, 7. Abilità tecnica, 6. Presenza scenica 8, originalità 7. Motiviamo questi voti? Ok. Allora, per doti naturali, va bene, quella fa parte della natura e quindi ci sono anche molti cantanti che cantano, ne hanno grande dote, un dono di natura, ma ugualmente sono cantanti. Forse io punto un po' più sull'abilità tecnica. Non hai mai studiato per caso? No. Ok. Un po' si vede da come tieni il microfono, da come lo utilizzi, e quello è fondamentale per le dinamiche, per tante altre cose. Però, secondo me, se in un futuro ti viene in mente anche di studiare, sicuramente quello ti aiuta un bel po', perché alla fine non sei male. Cioè, io, come ho sempre timbrica. Detto, voglio solo divertirmi, quindi non punto né a vincere, né è, la cosa è migliore. Un divertimento, ci dobbiamo solo divertire, quindi... Non giusto. Punto su nulla, è per stare insieme, per fare il programma, quindi niente di più, solo per qui. Però poi i voti interessano. Certo. Rivederci tutti quanti insieme, come sempre. Presenza scenica, hai fatto il balletto, quindi 8. Certo. Grazie. E originalità, ho messo 7 perché sono anche gusti personali, quindi certo. Per tante altre cose, ok? Ti ringrazio. Grazie. Marco, al Prego. Suo esordio nella giuria di prova, c'è anche lui, abbiamo tenuto a battesimo. Non è mai facile dare un parere, comunque sia, quindi i numeri restringono in pochi elementi quelle che poi sono valutazioni molto più lunghe. Anna Rosa Solinas, qui. Doti naturali 6, abilità tecnica 6, presenza scenica 8, però originalità 7. Sì. Allora, parto da originalità, parto dalla fine, 7, ma semplicemente perché è un brano un po' sentito, quindi non è un brano complicato, diciamo. Poi Gigi D'Alessio, quindi comunque un cantante sentito, risentito, pezzi comunque... Io avrei puntato un po' più su qualcos'altro, anche con la tua vocalità, comunque ci sono, le doti naturali ci sono, come ha detto lui, comunque si sente che non hai studiato, quindi comunque si sente che non c'è precisione su diversi punti, il microfono messo in diverse posizioni, l'impostazione sia del quando alzi il collo, abbassi il collo, quindi diverse cose che si fanno quando si studiano. Presenza scenica 8, perché io ti ho visto anche in diverse le altre puntate, quindi ti ho visto anche in veste di ballerino, quindi... Cioè ci stava tutto. L'unica cosa che posso dire è quando canti di non tenere la mano nella tasca. Quella è una cosa che tanti cantanti fanno, però è un po'... Si sparano le pose. Sì, capito, un po'. Però e poi cioè, dipende anche dal gusto Gigi della... Gigi D'Alessio la tiene in mano. Capito? Solo che lui devo, è interpretato. Devo fare la presenza scenica, quindi la devo fare fatta bene. Quindi era solo per quello. Però bravo. Grazie Anna Rosa. Lorenzo Valeriani. Sì, allora...
questa è la mia pagella. Ok, doti naturali 7, abilità tecnica 6, presenza scenica 8, originalità 7. Tra l'altro ho visto che rispecchia in pieno quella di, del collega Gianluca, quindi abbiamo la stessa testa e non è una battuta. E non è una battuta. E allora io invece voglio partire dal voto, tu sei partita dal basso, io voglio partire dal voto più alto. Allora, presenza scenica 8, perché quel passo insomma di salsa mi è piaciuto ed è perfetto, nel senso che l'hai abbinato bene al ritmo della musica. Originalità 7, perché non sono un amante del cantante che hai presentato stasera, però questo vabbè incide poco, e come diceva la collega, una canzone un po' troppo sentita. Devi crescere sotto l'abilità tecnica, le doti naturali ci sono, credo che forse un'altra canzone ti avrebbe aiutato di più, un po' più calma, un po' più lenta, forse ti avrebbe aiutato a sopperire a quelle mancanze sotto l'aspetto dell'abilità tecnica. Qui entriamo in un'area minata. Voglio spiegare il perché di questa canzone. Non perché piace, ma l'ho portata giusto perché è ritmatica, almeno un po' d'allegria, a un certo orario si comincia un attimo, allora sì, questa sì, no, ti alza un po' di morale. Sono d'accordo con te, però, sì. quando ti sento dire ci dobbiamo divertire, è vero, però sì. ogni tanto dobbiamo pensare anche che bisogna anche vincere, perché altrimenti le mie soddisfazioni nella vita le ho avute. Perfetto, quindi, perciò benissimo. Voglio divertirmi, quindi non è benissimo. Che... Guarda, io mi sono divertito in senso positivo, naturalmente, e credo Grazie. Che il voto sulla presenza scenica sia qui a certificarlo. Naturalmente puoi fare di più, e questo lo sai benissimo. Anche la scelta di un brano piuttosto che di un altro viene fuori se c'è uno studio dietro, quindi anche qualche pratica sperimentale, altro ti può aiutare, però ti sei divertito, quello è importante. Non è finita qui, perché guarda un po' che cosa ha Daniele Valentini per te. Allora lo vengo a prendere, perché Daniele merita. Oh, ti ha fatto più intenso che mai, cioè Daniele realizza le caricature cogliendo i tratti salienti di quello che voi combinate in scena. Questa volta tu hai più barba rispetto alle altre edizioni e sei anche molto più dinamico. Daniele l'ha colto tutto sto momento, anche perché ormai ti conosce abbastanza bene. Tu ti ci ritrovi? Certo. Ti vedi? Certo. Hai una collezione di caricature ormai. Grazie al nostro Daniele grazie Valentini, a grazie a Nicola D'Alba, mi riprendo il microfono per il momento. Torna pure in relax tra il pubblico, perché noi andiamo avanti. Sono plurimicrofonata, ma non è per megalomania, mi perdonerete. Il secondo concorrente ha scelto una performance, è un cantante, ha scelto una performance bella, particolare e importante. Lui è un cantante, ma è un cantante con una veste particolare. Ve lo presenterà lui stesso, Fabio Ponzo. Quello che siamo noi è un letto ormai disfatto, senza più una pena, senza più dignità, con il veleno nel cuore della meschinità. Se è vero che ero ribelle, se ci credevo un po', questo sporco tuo ricatto io non mi piegherò, non mi piegherò. Io non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei, morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai. No, morire qui non è da me, morire fa bene, ma non per te. Ti lascerò alla tua follia di crederti bella, di crederti mia, mia, mia. Mia.
conosco quanto vale e non la venderò se non è proprio un affare. L'amore per l'amore, se non è carità, vale più del tuo corpo che prima o poi brucerà. È vero che ero un ribelle, se ci credevo un po', a questo sporco tuo ricatto io non mi piegherò, non mi piegherò. Morire io non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei. Morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che vinto ormai. No, morire non è da me. Morire va bene, ma non per te. Ti lascerò alla tua follia di crederti bella, di crederti mia. Non è finita, lo sento, potrà cambiare il vento e sarà dolce morire così. Morire fuori di qui, morire qui. Morire qui. Morire qui. Morire qui. Tempo fisico di far riprendere fiato a Renato Zero. Calibrato, sì. Misterioso, riposa anzi un attimino, così Mario riesce a tornare lì. Intanto i giurati riprendono fiato pure loro. Io lo so cosa vuole lui. La parrucca. No, la parrucca me la tengo io perché sto lì e lì per diventare come te, eh. No, lasciatemelo intero, Fabio. Allora, hai ripreso un po' di fiato? Un pochino. Infatti volevo fare, oltre all'appello mio ufficiale, anche un appello al 118, perché io ancora non mi ripio. Molodimo, direbbe Totti, vero? Molodimo, più o meno. Potrebbe parlare così. Ci siamo, ragazzi? Valerio, ma se non dicono di sì loro non posso fare niente. Okay. Fabio Ponzo, Renato Zero, una sorpresa. E abbiamo ripreso un pochino di fiato, un pochino, perché anche Renato un Zero pochino. Tu l'hai impersonato nella sua veste più matura, ovviamente. Anni 90. Sì, un po' più sobrio rispetto agli anni 70 e 80, però sempre molto Renato. Ho avuto il piacere di conoscerlo anni fa, una persona spettacolare ed è un lavoratore instancabile, quindi anche imitarlo non è cosa da poco. Ora, prima di passare la parola alla giuria, guarda quella telecamera in fondo e fai il tuo appello, casomai non vincessi questa puntata, per farti votare e quindi ripescare grazie al magazine La Dolce Vita e tornare in gara per le semifinali. Va bene, guarda, io ve la faccio molto breve, perché non sono abituato a queste situazioni per farmi pubblicità. Una cosa ve la devo dire, ho cantato con il cuore, con la grinta, con la passione che mi spinge verso questa artista veramente fenomenale. Spero di avervi divertito, io l'ho fatto, grazie, solo questo. E si vedeva che ti stavi divertendo di brutto. Ora, guarda negli occhi i nostri signori giurati. No, non me li spaventa, però Renati, vieni qua, parla con me. E vediamo cosa pensano loro di questa performance. Bene, sei pronto? Bene, come no. Ok, cominciamo da Marco Gianluca, manteniamo l'ordine preso all'inizio. Allora, doti naturali 7,
abilità tecnica 7, presenza scenica 9, originalità 7. Allora, partiamo dalla presenza scenica, 9 perché sei stato proprio divertente, cioè ci ha fatto proprio divertire, quindi è meritatissimo il 9. Per doti naturali io mi fermo sul 7, ok? Perché non ho mai studiato canto. Ok, si vedeva, però per quello che fai va bene, cioè fai divertire, capito, se uno ti ascolta... non è che noto delle grandi stonature o chissà che, quindi sei anche piacevole da ascoltare. Abilità tecnica, si riallaccia al discorso sempre, bisogna studiare, certo, per avere un po' di tecnica, poi c'è chi ha il dono di natura, beato a lui. E originalità ho messo 7 perché forse ne ho visti tanti che sì, imitano molti, sì. Renato Zero, quindi non è originale per me. Però tutto sommato sei stato bravo e sei stato molto divertente. Grazie, bravo. Grazie. Sentiamo anche il parere di Anna Rosa Solinas. Ecco. Doti naturali 7, abilità tecnica 7, presenza scenica 8, originalità 8. Sì, io mi aggancio al collega qui vicino. Comunque sia delle doti naturali, l'abilità tecnica comunque... se non hai mai studiato comunque si sente, ma non per qualcosa, anche perché per quello che fai una persona vede comunque... più quello che stai facendo, non quello che stai cantando. In questo senso la prima cosa che noti è quello, non è la dote naturale o l'abilità tecnica. Presenza scenica ti ho messo 8, ma non per qualcosa, perché mi sei piaciuto, però mi aspettavo qualcosa in più, perché sei un sorcino e quindi mi aspettavo proprio qualcosa un po' più... Dovevo morire proprio qui, come no. Però non so, cioè, mi aspettavo proprio qualcosa di più da sorcino proprio... E originalità 8, perché mi è piaciuta anche la scelta un po' del brano, quindi nel complesso mi è piaciuto. Grazie. E i voti, io li conosco un po', i nostri giurati, e so che non sono munifici di voti, quindi stanno dando voti alti per i loro parametri. Non si regalano i 10 e lode. I 10 infatti qua si vede poco quest'anno, grazie a Dio, perché semmai fasi successive... quando arriveremo alle galoppate finali, vedremo. Lorenzo Valeriani, lui stava divertendo come un pazzo. Voglio vedere i voti. Guarda. Doti naturali, 8. Abilità tecnica, 7. Presenza scenica, 9. Originalità, 7. Allora, io più che doti naturali, coraggio naturale avrei scritto, quindi 8, ma mi è piaciuto perché... non è facile, è vero che come diceva il collega, ce ne sono tanti di Renato Zero che vanno in giro a provare, però tu mi sei piaciuto perché innanzitutto hai scelto forse il look più adatto, no? Questo total black per Renato si addice tantissimo, l'abilità tecnica perché la voce puoi migliorare sicuramente, presenza scenica 9 eccezionale, anche perché con il tuo modo di fare, io dico sempre, quando qualcuno cambia canale e si imbatte in un personaggio del genere, difficilmente cambia canale. Quindi questa presenza scenica te la voglio davvero premiare, perché se fossi un telespettatore rimarrei collegato su Rete 8 per finire di vedere questa tua performance. Quindi 9 davvero. Originalità 7, perché come diceva il collega ce ne sono... tanti, forse troppi sì. E allora un po' si abbassa il voto, però credo che la media sia abbastanza più che benissimo, discreta, insomma, quindi davvero complimenti. È la prima volta veramente che faccio una cosa in vita mia proprio. No, ma anche la scelta degli occhiali, cioè... No, il dettaglio è perfetto, da vicino perfetto. Poi, ma io notavo, mentre lui si esibiva, che non metto mai bocca sul voto della giuria, una volta ufficializzato, allora gli posso dire come la penso, perché poi, conoscendo i concorrenti, anche durante i provini, nelle fasi intermedie, ci sentiamo, ci parliamo, ci aggiustiamo, a volte si danno pareri che non concordano, però può capitare di tutto, siete persone con una personalità ben precisa e ci piace così... ho notato le sfumature, la gestualità delle mani, il movimento anche provocatorio, poi lui Fabio di persona non ha la faccia di bronzo che c'ha Renato Zero, diciamocela, gira verso il pubblico, fatti guardare, lui di persona qualcuno l'ha incontrato, l'ha conosciuto, qualcuno lo conosce bene, guarda come se la ride Nicola D'Alba lì con Romina, però
Lui è una persona totalmente diversa, quindi io l'ho visto scatenarsi qui sul palco, si è lanciato, si è divertito da morire. Sono anche un po' così, però devo prendere prima un po' di confidenza con la persona. Sì, ma non è che tutti i giorni certo, in giro a fare... No, questo no. Però, cioè, lavorato su il dettaglio, l'attenzione, il movimento... A me è piaciuto, devo dire onestamente. Sì, poi anche ha saputo giocare innanzitutto con la nostra scenografia, no? Perché si è avvicinato senza farla cadere. Spesso e volentieri. E poi mi è piaciuto anche il fatto di giocare con le telecamere, sia con la GoPro del nostro Mario, nell'avvicinarsi appunto alla... Insomma, ci sai stare sul palco e questo lo voglio sottolineare davvero. Grazie. Grazie a te Fabio, l'ultimo regalo te lo fa Daniele Valentini, aspetta lo vado a prendere. No, è bellissimo. No? Cioè che è venuto a cercarti un po' dietro le quinte e ha fatto un occhiale con un effetto un po' speciale, perché Renato Zero può avere anche di queste invenzioni. Lui ti ha conosciuto senza trucco, senza occhiali, senza troppe cose, troppo poi forte. Ti ha visto dietro le quinte travestito, ha detto oh mio Dio. Però vedi, ha voluto mostrare il tuo sguardo. Sei tu. Bello. Sei proprio tu. Sì. L'altro te. Questo rimane a te, grazie. Caro. Il primo grazie. Dei regali che ti porti a casa da Provaci. Grazie di cuore, ovviamente. Grazie a voi. E grazie in bocca al lupo per tutto. Fabio Ponzo, riprendo il microfono perché mi servirà per un'altra cosina. Lo salutiamo con un applauso mentre torna tra i suoi compagni di gara. E io mi faccio da parte perché la giuria è già pronta praticamente per valutare il terzo concorrente in gara, è un cantautore, quindi ci prendiamo quei 30 secondi mentre io me la filo leggermente di lato per farlo preparare e poi regalare la sua performance. Ovviamente ha pensato di portare un brano suo, musica e testo tutto suo. Breve nota, lui è l'unico artista di Pineto in gara in questa edizione, ce n'era anche qualcun altro ma poi hanno preferito lasciare il gioco. Il suo nome è Matteo Con le Luori. Ciao, è passato un po' di tempo ormai, di prepotenza sei entrata qui, nei pensieri miei. Preferisco il sorriso ai giorni bui tra di noi. Ciao, poteva essere tutto facile, la nostra età non è a favore, gioco un po', aspetterò. Che un'emozione, un segnale che scatta dal cuore può amplificare ogni singolo timore o distruggerlo un po', quell'emozione ha la forza di rendere più fredda una sera d'estate. Stringimi, non prendere in giro gli incubi, dammi la mano e vieni qui, nel mio petto batte ancora ma non più così. Ciao, io ti ringrazio per la sincerità, per quel che è stato e quel che mai sarà. Aspetterò, non si sa. So soltanto che posso giocare d'effetto, con te non è giusto.
posto, io un po' ti rispetto. Mi agito un po', splende in cielo la luna di luce riflessa. Tu non le somigli perché tu sei sempre la stessa. Devo andare indietro, ho una vita da raggiungere. Dammi la mano e stringimi, non prendere in giro gli incubi. Dammi la mano e vieni qui, nel mio petto batte ancora ma non più. Dammi la mano e stringimi, non prendere in giro gli incubi. Dammi la mano e vieni qui, nel mio petto batte ancora ma non più. Dammi la mano e stringimi, non prendere in giro gli incubi. Dammi la mano e vieni qui, nel mio petto batte ancora ma non più così. Grazie. Matteo Collelluori, grazie. Sganciamo la tua ragazza dal cavo, così possiamo parlare un po'. E prima di arrivare ovviamente alla valutazione della giuria, prendiamo anche l'altro microfono, sì sì, ci organizziamo per portarlo con noi, che devi fare il tuo appello ovviamente. Così, casomai non vincessi questa puntata, dare la calma del cantautore, tranquillo, felice della... Ci siamo. Sì, sì, sì. Allora, Matteo, gli esami di università in confronto sono più facili? Oddio, non lo so. Dipende da che esame. Sì, comunque si suda comunque, quindi va bene. C'è da fare. Allora, sì. Hai pensato a quello che potresti dire rivolgendosi al pubblico? La telecamera lì in fondo ti sta guardando, ti vedono da casa. Se non vinci questa puntata, perché dovrebbero ripescare te? Allora, dovrebbero ripescarmi perché ho ancora qualcosa da dire, per dare anche un senso, diciamo, alla notte, quando noi solitamente, quando ci mettiamo a letto, pensiamo al domani oppure all'oggi, che è finito. E le canzoni raccontano il domani, la giornata corrente che sta terminando, e tante volte il passato, come la canzone che ho scritto io, tra l'altro, e che ho cantato adesso, semplicemente perché ricordare quei momenti è un piacere, quindi la musica è un piacere. La canzone, tra l'altro, si intitola Non prendere in giro gli incubi. Sì. Titolo che fa pensare abbastanza. Allora, tu sei pronto anche ad ascoltare il giudizio dei nostri amici qui sul palco? Cominciamo da Marco Gianluca. Doti naturali 9, abilità tecnica 8, presenza scenica 8, originalità 9. Questo è un pagellone. Più alto il voto qua che la pagella delle superiori. Allora, ho messo 9 perché... a me piace molto la voce calda. All'inizio sembravi Zakk Wylde, poi sei andato verso Ligabue, e quindi amo proprio questa timbrica, quindi poi è anche soggettiva la cosa, quindi io ti ho messo 9 per questo. Abilità tecnica, io non so, hai studiato mai? Sì, qualche mese, poi ecco, diciamo... mi allenavo da solo, a volte, ecco, saltuariamente. Allora, ti dico così perché il tuo vantaggio è il dono di natura. Chi ha il dono di natura va a sopprimere in parte l'abilità tecnica, anche se è fondamentale. Ringrazia qualcuno dall'alto che ti ha dato sto dono. La presenza scenica mi sei piaciuto perché hai suonato con la chitarra, non sei venuto con una base, quindi hai fatto tutto live, con rischio e pericolo che potevi anche sbagliare, perché c'è. E originalità, hai avuto il coraggio di portare un brano, ok?
Cioè, non è facile oggi come oggi scrivere. Bravo. Ti ringrazio. Grazie. Vediamo Anna Rosa Solinas. Doti naturali 8, abilità tecnica 8, presenza scenica 9, originalità 9. Anche tu convinta? Sì, sì, convintissima di questi voti. Allora, doti naturali, abilità tecnica. Si sente che comunque c'è stato qualcosa che hai studiato dietro. Puoi fare di più, secondo il mio parere. Presenza scenica, perché anche con una chitarra, solo con una chitarra, una sedia e un microfono, hai fatto entrare tutti nel tuo mondo, quindi nella tua canzone. E quindi originalità 9, perché il brano mi è piaciuto. E volevo chiederti se il brano è solo in acustica, oppure in acustica, oppure è arrangiato con altri strumenti. Lo stiamo arrangiando, dovrei pubblicarlo a breve, insomma. Tra un paio di settimane. È solo mia curiosità. Quindi, bravissimo. Vabbè, lei grazie, se lo stava già immaginando, proiettato. Sì, sì, già, con pezzi a basso, chitarra, grazie. Tutto, sì, sì. Magari anche i cori. Sì, grazie. Tutto quanto. Lorenzo Valeriani, vediamo la tua pagellotta. Che... lo so, tu... Mi no, non dicevo quella parola. Allora, i miei voti sono questi. Doti naturali 8, abilità tecnica 9, mi sto strozzando, presenza scenica 8, originalità 9, i voti ricorrono... Sì, allora io non voglio entrare nello specifico di ogni caratteristica giudicata, però la cosa più bella è perché credo che tu abbia dato un segnale a me principalmente, ma anche e soprattutto al pubblico qui presente, ai telespettatori. È vero che è un'atmosfera, quella natalizia, un po' particolare, no? Per quel verso in cui dicevi riscaldami come a Natale, come se fosse Natale o qualcosa del genere, ha creato un po' di atmosfera. Poi naturalmente la chitarra in scena fa la differenza, e poi permettimelo, anche il tuo aspetto fisico, no? Perché questa barba un po' dolce, no? Nel senso, anche se sei un omone, però hai dato davvero la... Mi ha un po' riportato, grazie, a quelle notti in spiaggia con la chitarra e col fuoco acceso. Devo dire che questo timbro di voce davvero è coinvolgente. Grazie. Originalissimo, perché davvero è il tuo pezzo, quindi non poteva essere altrimenti. La presenza scenica ho messo solo 8 perché naturalmente sei seduto, quindi non potevi, certo, ballare, certo, non potevi fare altro, però credo che sia davvero un bel voto e te lo meriti tantissimo. Grazie. Sentiremo parlare di lui, credo. Grazie, grazie. Beh, dalle premesse davvero credo che ci sia da chiacchierare. Ti hanno portato fortuna anche tutti gli amici che, sì, poi lui l'ha scoperto per caso, questo ora lo posso dire, perché noi stavamo facendo i provini. Si è affacciato il direttore della biblioteca piano di sopra e fa: senti, posso prendere una copia del regolamento? Perché c'è un ragazzo che magari glielo dico, magari partecipa. Lui non c'è mai, che è all'università fuori. Sì, studia ad Ancona. Però appunto, te l'hanno fatto sapere. Sì, sì, lui, sì, lasciò lezione, venne a fare il provino ed è ripartito subito. Quindi insomma, quindi, ci credo per, sì, certe cose. Quindi. Ci piace vedere questa passione. Grazie a te Matteo, grazie, grazie di cuore. Grazie a voi, grazie ai giudici. E ci sentiremo più tardi. Ora un po' di relax per te, per, grazie, noi invece aspetta che dico relax, mi sono son drogata di antibiotici, scusami Daniele, perdonami. Qui sembri un po' più adulto, la caricatura di Daniele Valentini, DV per tutti. È bellissimo, grazie, lo hanno, grazie, fatto, grazie. Faccio, i giurati l'hanno visto dallo schermo, sì, un po' più concentrato, perché voi da lontano non so quanto lo vediate, ma lui ha il viso da bimbo, ha la barba folta, ma ha il viso da bimbo. Qui sembri un po' un giovane Goran Kuzminac, te lo ricordi? Con la testa grande quanto il busto. No, la caricatura, no, è una, no, caricatura, no, per carità. Cominciamo. No, bellissimo. La caricatura, grazie, è una caricatura. Grazie di cuore a, grazie, te. Questo è il tuo primo regalo, grazie, questo me lo riprendo. Ora veramente cambio le voci, faccio disperare la regia a questo punto. Ci vediamo tra poco, pubblicità, torniamo subito. Ben rientrati in quello che è il mondo di Provaci, Teatro Polifunzionale di Pineto. Questa è la nostra terza puntata di gara, la quarta puntata del nuovo ciclo di Provaci, perché dopo quella di presentazione partiamo sempre con le puntate con tanto di voti. La giuria si è espressa, chi è stato attento a casa ha già capito chi sarà il nostro terzo semifinalista, tutti maschi questa sera in gara, quindi posso usare il maschile senza svelare troppo, ma
prima di andare a rivedere i concorrenti e ufficializzare la cosa, prima di regalare loro quelli che sono gli omaggi e i premi dei nostri partner, ringrazio di cuore la Falcone Dolciaria e Colle del Sole Vini per i loro prodotti che coccoleranno per bene i nostri concorrenti, ci sarà anche la maglietta di prova, così non vi scordate di noi. E è un piacere di vedere delle associazioni che tornano a trovarci, come ad esempio l'associazione Orme di Roseto. Io parto da loro perché li ho visti arrivare abbastanza presto questa sera durante la registrazione e stavamo facendo un'altra parte del lavoro. Saluto con piacere Tiziana e Federica. Buonasera a tutti. Che rappresentano una parte della squadra in realtà. Tiziana Nardone è stata ufficializzata come portavoce, non so quanto sia contenta di questa cosa. No, va benissimo così. L'accetti? Sì, siamo in due terzi stasera, manca il terzo componente. E salutiamola allora. Salutiamo Sara, sì. Che è a casa perché ha un impegno bello col suo bimbo. Sì, un impegno importante con il bimbo, certo. E voi come associazione Orme, raccontiamolo a chi non vi conoscesse, sì. Vi occupate di cosa? Noi siamo un'associazione di promozione sociale a favore dei ragazzi con disabilità. Ciò che muove questa realtà è proprio l'inclusione umana e sociale di questi ragazzi. Ci lavoriamo in vari progetti sportivi, educativi, artistici. Insomma, nel corso dello scorso anno abbiamo dato vita proprio a molti progetti, grazie anche alla tanta beneficenza che ci è stata fatta, e quest'anno ci saranno nuove attività che spiegheremo poi la sera della cena. Ok, intanto possiamo fare l'invito per questa famigerata cena. Io ho detto qualche tempo fa durante la puntata che voi eravate autorizzate da Pamela Prati a fare inviti, è vero? Allora, quest'anno facciamo la seconda edizione di Sulle Orme della Befana e l'ospite della serata sarà Pamela Prati, l'ospite principale. Sì, perché in realtà poi ci sono anche altri amici che vengono. Sì, molto probabilmente sì. Avremo conferma subito dopo Natale e quindi non sveliamo i nominati. No, per il momento non diciamo nulla, no. Però gli amici sicuramente si aggiungeranno perché so che sono persone che lo fanno col cuore, l'hanno già fatto anche in passato. L'hanno già fatto in passato. Nella prima edizione io ho avuto il piacere di essere con voi, ci siamo divertiti perché è una cena, sì, ci si conosce tutti, si scoprono talenti belli del territorio e l'anno scorso c'erano dei nomi importanti che sono venuti a salutarvi. L'anno scorso sì, abbiamo invitato il volo e sono venuti. Sono venuti, eravamo molto felici, onorati, anche tutta la gente che era lì era molto felice. E, vabbè, principalmente Gianluca è un sostenitore della nostra associazione. Da quando è sorta, anzi anche da prima, perché noi avevamo attivato progetti di basket prima che nascesse proprio l'associazione in sé per sé, e ci ha sempre sostenuto fino a quest'anno, sempre proprio, quindi lo ringraziamo veramente. L'anno scorso abbiamo avuto l'onore di avere due terzi dei componenti del volo e ci hanno aiutato tantissimo. La serata lo scorso anno fu allietata dalla voce di Gaia Di Giuseppe, che parteciperà anche quest'anno. Ecco, Gaia, ricordiamole, quella bimba oggi ha 11 anni, sì, 11. Che un paio di anni fa si è fatta notare anche nel programma di Antonella Clerici, Ti lascio una canzone, certo. Il programma che poi portò al successo all'epoca Gianluca Ginobili, sì, dove è nato poi il volo, talenti. Alla fine Roseto è un calderone anche in questo senso, oltre che in senso sportivo. Parlavi di basket Over Limits, basket è un progetto particolare. Sì, il primo progetto che è nato a giugno del 2014, lo facciamo ancora adesso, abbiamo vari ragazzi, c'è il coach principale che è Luigi De Bernardi, noi terapiste comportamentali, noi tre di base, io, Federica e Sara, e poi ci sono anche altri collaboratori. Che sono un lavoro stupendi. Impegnativo, sì, comunque. Poi abbiamo fatto progetti di calcio, come allenatore avevamo Francesco Nardone, progetti di arte, insomma quest'anno abbiamo anche altri grandi progetti molto belli di cui parleremo direttamente il 3 gennaio. Quindi chi volesse venire a questa cena e sentire il vostro futuro programma delle attività, ma anche magari chiacchierare con Pamela Prati, che sarà la vostra madrina. Sì, rimarrà con noi tutta la serata. Noi lo facciamo il 3 gennaio 2017 presso l'Hotel Bellavista e avremo una conduzione di altissimi livelli anche quest'anno.
Qualcuno che conosciamo? Abbastanza, sì. Precettata, praticamente sono stata adottata, sì, anche io. Assolutamente. Poi ho avuto il piacere di conoscere e di lavorare con alcuni di questi ragazzi, è un piacere esserci. Ovviamente grazie. Diffonderemo l'invito, abbiamo visto mentre tu parlavi anche la locandina dell'evento, quindi Pamela Prati c'è. C'è. Garantito, c'è. Garantito. E rimane tutta la sera. Lo chiedono in tanti, quindi io devo dare conferma di queste cose. Certo, come no. E poi faremo anche un resoconto di quello che succederà. Okay. Intanto grazie a te Tiziana, grazie a Federica, a grazie a tutta l'associazione Orme, anche quelli che non sono qui stasera ma che lavorano tutto il tempo con voi. Certo. Vicino a te c'è Antonella Centorame che lavora anche lei con i ragazzi, a volte molto piccoli come età, perché all'interno dell'associazione culturale Make Music, la vostra scuola di musica, con Marco Gianluca che abbiamo messo qui stasera in veste anche di giurato, con altri docenti che vedo lì vicini a te, avete creato un bel nido musicale, quindi si comincia dai 2 anni, 3 anni con la propedeutica fino ad arrivare? Ah, over, a chissà. Non ci sono limiti. Non ci sono limiti nella musica. Buonasera innanzitutto a tutti e grazie dell'invito Maria Rita. E come ha già accennato prima il mio socio Marco Gianluca, noi oltre ai corsi che offriamo all'interno della nostra accademia, ci muoviamo anche all'interno delle altre scuole, a partire proprio ecco dal nido, quindi diciamo da 1 anno e mezzo. Sono proprio io ad occuparmi di questi bimbi più piccoli con il progetto Gioco Musica. Ho voluto chiamarlo proprio così perché in realtà non è proprio una lezione di musica la mia, quella che faccio con i bambini, ma sono dei giochi attraverso la musica, la psicomotricità, il ritmo, costruiamo degli strumenti con materiale da riciclo, ad esempio scatole di scarpe, bacchette cinesi, non so, bottigliette, ceci, fagioli. Si usa tutto. Utilizziamo davvero tutto, costruiamo maracas, qualsiasi tipo di strumento e ci divertiamo veramente tantissimo. Iniziamo anche ad utilizzare un pochino la voce. Devo dire che sono veramente una soddisfazione, i piccolissimi. Inoltre ci occupiamo anche della scuola dell'infanzia e anche la primaria e poi sia io che il mio socio Marco Gianluca collaboriamo anche con altri centri dove lui principalmente svolge la propedeutica alla chitarra e io invece propedeutica al canto, dove utilizziamo anche comunque percussioni perché è di base. E niente, poi volevo dire che con la nostra accademia da gennaio partiranno dei nuovi corsi. Attiveremo il laboratorio di tecnologia musicale, quindi tutti i vari programmi al PC sia per la scrittura della musica sia per la registrazione. Inoltre attiveremo anche il corso di inglese e poi faremo un corso diciamo particolare che è un laboratorio di crescita personale al quale io personalmente tengo veramente tanto. È un corso che ho seguito io in prima persona. Doveva essere qui con noi la nostra dottoressa Simona Prosperi, ma ha avuto all'ultimo secondo dei piccoli problemi e quindi lei si occupa principalmente su come gestire le emozioni, quale scoprire quale in realtà è il nostro sogno e quali sono tutti i mezzi per raggiungere quel sogno o degli obiettivi che ci mettiamo in mente fondamentalmente. Quindi sfrondandoli da quelle che possono essere le influenze esterne che a volte ci condizionano. Perfetto. Anche si lavora tanto sulla sicurezza che è fondamentale. Spesso non ci rendiamo conto di quante capacità in realtà abbiamo, ognuno di noi ha e ci sottovalutiamo veramente tanto. Anzi, la scuola Make Music di Borgo Santa Maria di Pineto lavora di pari passo con un'altra scuola di Silvi che si chiama Music Art, della quale è titolare il giurato, il maestro Marco Gianluca. Noi in realtà abbiamo scelto, visto che lavoriamo comunque sempre insieme, abbiamo scelto come nome per unirci il nome di Music Generation. Quindi noi ci sponsorizziamo sempre per Music Generation, quindi in realtà sarebbero Make Music più Music Art. Insieme l'anno scorso abbiamo organizzato un laboratorio nuovo che si chiama Il Gioco della Musica, che abbiamo fatto a Silvi, ed è un laboratorio con l'insegnante Massimo Ventricini che arriva da Roma, ed era un incontro con i genitori e i propri figli
attraverso sempre questa, la musica, il ritmo, psicomotricità, voce. E diciamo che è stato davvero emozionante ed ha riscosso un grandissimo successo. E infatti proprio per questo quest'anno lo riproporremo sicuramente, come proporremo i tanti diversi workshop quest'anno. Se volete, e chiunque voglia, vuole lasciare un like alle nostre pagine Make Music Accademia Musicale su Facebook o Music Art Accademia Musicale, lì troverete proprio tutte le nostre recapiti, gli indirizzi, sia recapiti, tutto. Tutto. Beh, siete pieni di attività, quindi sicuramente incuriosirete molte persone, ma le persone che sono venute con voi stasera hanno un ruolo anche didattico all'interno dell'accademia? Certo, ogni strumento ha il proprio insegnante. Qui stasera abbiamo il maestro di tastiera e pianoforte, il maestro Abramo Riti, e abbiamo il maestro di organetto, il famoso Dubot, il maestro Cristian Ruggeri. E poi abbiamo portato anche una nostra allieva qui, Sara del Sole, che lei ad esempio è proprio l'esempio dell'allieva tra virgolette modello, diciamo così. Lei è un'allieva di canto ed è la mia allieva di canto, ne vado abbastanza fiera. Si sente da come ne parli. Sì, io credo che l'allievo di qualsiasi strumento, qualsiasi disciplina artistica, veramente di lavoro, qualsiasi cosa, si deve impegnare sia magari, io parlo ad esempio per il canto, no? Quando magari do dei brani da studiare, magari a volte questi brani possono piacere, altre volte questi brani non possono piacere. Lei non si tira mai indietro, lei vuole sempre scoprire tutto. Poi c'è sicuramente sempre quello che più ci appartiene, quello che più ci esce meglio, che ci rappresenta. Ma devi sperimentare. Però per bisogna capirlo. Sperimentare veramente tutto. E lei in questo è veramente eccezionale. Poi ci crede veramente tanto. Quanti anni ha la piccola allieva? Te lo faccio dire? Ok. Ho 16 anni. Beh, ad maiora, mia cara. Io aspetto anche tra qualche tempo, perché no, dopo le vacanze di Natale, con calma, radunate le fila, anche degli allievi, perché no? Perché ci piace conoscerli, ci piace ascoltarli e potreste anche diventare ospiti sul palco, chi può dirlo? Magari i docenti, se non gli allievi. Piacerebbe vedere i pulcini piccolini, però per esperienza calcistica col collega sappiamo che succede in teatro quando porti 40 bambini di 4-5 anni. Io mi sono seduta per terra con loro, ti ho detto tutto. Beh, proprio in riferimento a questo, proprio domenica scorsa ci siamo esibiti per il Natale, parlo dei piccolissimi, dai 2 anni e mezzo, anzi, diciamo così, dai 2 anni e mezzo ai 6-7 anni ci siamo esibiti con il concertino di Natale, con dei canti semplici e le percussioni che abbiamo curato io e il maestro Marco Gianluca. E lunedì invece abbiamo fatto il concerto con i più grandi del corso avanzato, quindi delle band, tutto live, proprio per abituarli e perché... Se non si fanno le esperienze, lo studio serve a ben poco. Pienamente d'accordo, Antonella. Io sono contenta di avervi avuti qui stasera, ma è soltanto la prima di un percorso, perché ci piace conoscere il territorio. Pineto ci ospita al suo teatro polifunzionale e ci piace cominciare queste esplorazioni dal territorio di Pineto, che dà anche delle belle sorprese. Poi ci allarghiamo anche un po', perché abbiamo iniziato con Roseto stasera, Pineto ok, e andiamo a Giulianova, altrimenti la costa non la completiamo, la costa teramana. Abbiamo parlato anche di Silvi, quindi per par condicio ci siamo. A Giulianova succede qualcosa di particolare, che quest'anno hanno chiamato il quinto elemento. Intanto buonasera presidente, buonasera. Posso buonasera dire presidente? Va bene. Diciamo presidente. Va bene. Allora, l'amico Walter De Berardini di Giulianova mi ha parlato di questo presepe che è arrivato alla sua 21esima edizione e c'è una associazione che cura il tutto. Quanti siete? Beh, il gruppo degli associati siamo circa 25, ma a lavorare siamo 250. Tutti volontari che non vogliono comparire come nome, però esatto, non mancherebbero mai di esatto dare il loro aiuto. Ecco, queste 250 e oltre persone quest'anno sono diventati tutti insieme gli autori del Natale, che si cela, leggo qui nel vostro comunicato, dietro 4 elementi speciali: fuoco, acqua, aria e terra, che tutti insieme
permettono di svelare un percorso di fede. Come avete costruito questo percorso? Ma si parte da un'idea, appunto. Durante l'estate qualcuno di noi matura un'idea e da lì poi si contorna questa idea con tante tappe. Per cui l'idea principale era quella di unire gli elementi della natura a degli elementi della cristianità. Per cui abbiamo pensato che l'acqua potesse essere parente di Gesù, il fuoco di Dio, l'aria dello Spirito Santo e la terra di Maria. Ma questi quattro elementi avevano bisogno di qualcos'altro che li legasse. Per cui quando noi ci definiamo cristiani, per essere tali dobbiamo avere un aspetto molto più importante che dà un valore alla nostra cristianità, e questo valore ce lo dà la fede. Quindi chi ha questa fede ovviamente ha un grande dono. Non tutti magari l'abbiamo, forse nemmeno io, però il nostro essere cristiani ha un senso se abbiamo la fede, altrimenti è tutta una grande favola. Voi con i figuranti, che sono tantissimi, leggo qui che in tanti anni avete conquistato l'attenzione di molti. Il presepe si svolgerà il 26 dicembre, partendo dalle 18, ma si va avanti con 12 stazioni fino alle 22 più o meno, giusto? Sì, esattamente così. Quindi dopodomani, il 26 dicembre, ci troveremo a Giulianova dalle 18 fino alle 22. Inizierà con il corteo dei figuranti, quindi tutti i partecipanti faranno questo lungo corteo per permettere ai visitatori di vederli tutti. Dopodiché inizieranno gli spettacoli a seguire ogni 10 minuti. Di conseguenza entra un gruppo, visita la prima scena, passa la seconda, entra un altro gruppo e così via, di modo che nessun gruppo si sormonta e tutti hanno la possibilità di vedere le scene. Beh, questa è una regia collaudata nel tempo, vi sì, siete organizzati. Ormai da 21 anni facciamo in questa maniera, abbiamo visto che abbiamo ottenuto dei buoni risultati, di conseguenza perseguiamo su questa via. Ovviamente il nostro presepe ha assunto negli anni un aspetto diverso rispetto agli altri che vediamo spesso ovunque, magari, dove ci sono i soliti mestieri, gli artigiani. Un po' il presepe tradizionale sta rimarcando, sì, in questo momento, però voi avete voluto dare una connotazione anche più teatrale e spirituale insieme. Da quello che leggo, per esempio, l'ingresso, vabbè, in Corso Garibaldi, per chi vuole cercarsi poi le mappe e prepararsi la postazione per vedere quello che accade, partirete con il fuoco e il roveto ardente da Corso Garibaldi, la colonna di fuoco, la consacrazione del Tempio di Salomone, sono tutti episodi che voi avete ridotto, tra virgolette, a scene teatrali. Ridotto si fa per dire, perché l'episodio è narrato in molti modi, ma lì bisogna concentrarlo in pochi minuti, sì, quindi riuscire a rendere... Ogni scena ha una durata di 3 minuti. Ecco, quindi concentratissimo. Dopodiché l'acqua è il dono dell'acqua dalla roccia, in via Ciafardoni, il diluvio è l'arca, siamo in piazza Caduti del 29 febbraio 44, l'acqua del pozzo, ancora in via Cavuri, istituto Castorani, istituto Castorani, poi andiamo all'aria e la creazione di Adamo, in via San Pietro, Mosè e gli anziani, in piazza Alighieri, e arriviamo alla terra, la terra promessa ad Abramo, vicolo del Gallo, Maria, terra feconda, che rappresenta simbolicamente ovviamente la nuova speranza, Natività di Luce in Largo San Flaviano, siamo vicini al Duomo ormai, davanti al Bambino in piazza Buozzi. Quindi concludete il percorso alla cripta di San Flaviano. Sì. Che è il cupolone, per capirci, per chi conosce Giulianova da lontano, quel cupolone che si vede a Giulianova Paese, si vede anche dal mare, quindi un'immagine molto bella. Esattamente sì, ci tengo a precisare che quest'anno c'è una novità all'interno del Duomo di San Flaviano. Praticamente faremo un video mapping, diciamolo in maniera più semplice, praticamente delle proiezioni video che contornano il cupolone. Di conseguenza è come se vedessimo la cupola affrescata attraverso questi video proiettati. Quindi delle belle sensazioni di luce, almeno tali dovrebbero essere. E poi arriviamo sotto, nella cripta del Duomo, dove allestiremo la Natività. È una Natività particolare perché ripercorre tutte le tappe della vita di Cristo, quindi dalla nascita alla morte, sepoltura e resurrezione. È un lavoro impegnativo, è
tutto questo percorso, voi scrivete in sintesi, avrà un senso se avremo avuto modo di coltivare noi il quinto elemento. Appunto, come dicevo all'inizio, ha un senso se si ha la fede, altrimenti è una grande favola. Questa favola richiama Favola Eterna, in realtà, che ha portato tanti spunti e ha creato anche molti conflitti, come succede sempre quando c'è una convinzione. Attira ogni anno quanti spettatori? Noi facciamo una media di 3-4 mila spettatori. Ovviamente non possiamo andare oltre perché, come dicevo prima, essendo dei gruppi che entrano ogni 5-10 minuti, fino alle 23 possiamo arrivare, dopo ci dobbiamo fermare perché il tempo non lo permette più, comincia a far molto freddo. E cominciate ad essere anche un po' provati anche voi. Sì, perché dopo 30-40 repliche ci si stanca. Direi di sì. Io vi ringrazio perché mentre ascoltavamo questa narrazione, questa sintesi del gruppo che qui in teatro è venuto con una piccola rappresentanza, i figuranti ovviamente sono impegnati con studio, lavoro, non è così semplice radunarli, però li vedremo, li abbiamo visti anche nelle foto che passavano sulle nostre parole. Ha anche un indirizzo email, perché comunque sono tecnologici ovviamente per attirare gente, preservivivente.net, c'è anche l'email giulianova@preservivivente.net, possono contattarvi anche preservivivente@gmail.com, il modo non manca, siete anche su Facebook ovviamente? Sì, ovviamente sfruttiamo tutti i nuovi sistemi, no? Quindi tutto. Facebook, le pagine su YouTube, siamo presenti con un canale YouTube, con la pagina internet, e questo ci permette di raggiungere tante persone anche in tutto il mondo, perché io ricevo delle mail da parte di persone che magari conoscono l'Abruzzo, vedono questa cosa e chiedono delle informazioni semplicemente perché comunque sono curiose di sapere cosa accade nella loro terra natia. Beh, questo è anche un bel risultato, è un grande successo per quello che è il vostro lavoro, anche perché siete tutti volontari. Ovviamente tutto si fa per piacere di farlo, ecco. L'associazione che nome ha? Unica Stella. Leggevo bene. Anche questo è un nome simbolico e bello. Io vi ringrazio tutti, fatevi riconoscere voi dell'associazione, almeno chi ha avuto il coraggio di venire in teatro questa sera, un po' timidamente si è nascosto, però c'è. Io vi ringrazio di vero cuore. Ringraziamo te, ringraziamo il programma che ci ha permesso di far conoscere la nostra realtà e vi aspettiamo tutti il 26 dicembre, dopodomani alle 18, mi raccomando, non mancate, anche perché l'ingresso è gratuito ovviamente. Ovviamente sì, e poi si impara molto che si dà per scontato e non sempre possiamo permetterci di farlo. Grazie di vero cuore. Grazie a voi. Buon lavoro ovviamente. Grazie. Adesso torniamo al lavoro noi perché stiamo per salutarci, poi tutti a casa perché è Natale. Se avete fatto i buoni domattina qualcosa ci sarà, se no non lo so. Ognuno sa per la sua coscienza. Io vorrei richiamare qui sul palco i nostri concorrenti di questa puntata, a partire dal nostro Nicola D'Alba che stava ascoltando pronto e solerte, per arrivare poi a Renato Fabio Ponzo, che lo vedo vestito da Renato, per me è Renato adesso, e chiudiamo con Matteo Colleluori, che è l'unico pinetese in gara, tra l'altro. Ragazzi, puntata tutta maschile, siete i bambini di Natale praticamente questa sera. E io ringrazio i giurati, Marco Gianluca dell'associazione Make Music, grazie per aver lavorato con noi. Grazie per l'invito, saluto tutti quanti, faccio un auguri di buon Natale e di buon anno a tutti. Spero che sia veramente un sereno Natale. Grazie. Noi ci proveremo in tutti i modi. Grazie ad Anna Rosa Solinas. Grazie mille e tanti auguri a tutti quanti. E buon relax anche a te. Grazie. Se si può. Lorenzo Valeriani, grazie. Grazie a te, buon Natale a tutti e fammi rimarcare la bellezza di questa trasmissione e ringraziare ancora una volta Rete 8 perché oltre che parlare di musica in prova, cioè parlare di calcio in gradinata, la nostra emittente dà spazio a queste bellissime associazioni che davvero danno lustro a tutto il territorio. All'associazione Le Orme, io sarò presente il 3, verrò a trovarvi perché mi piace conoscere questo ambito sportivo in un periodo in cui rubano le carrozzine e da fare un plauso a chi invece si impegna. Io ho un familiare disabile, quindi un applauso grande a voi che ci mettete tutto il cuore per fare andare avanti la vita a queste persone che sono più sfortunate di noi. Bravissimi.
Grazie di vero cuore, grazie ovviamente anche a Daniele Valentini, il nostro DV che non manca mai di immortalare i nostri concorrenti. Le orme le incontreremo, l'associazione intera, grazie ad Antonella Centolame e a tutti i tuoi compagni di viaggio e di avventura, dai più piccoli ai più grandi. E ovviamente per il presepe ci vedremo sicuramente a Giulianova, ci teniamo davvero. Noi chiuderemo con una canzone di Chiara Casadei, ma prima i giochi aritmetici sono fatti. Il nostro prossimo semifinalista, dopo Luisa Berardi che ha vinto la prima puntata di gara, dopo Ruben Speziale che ha vinto, anche lui cantante, la seconda puntata di gara, mandiamo in semifinale Matteo Colleluori, il nostro cantautore. E quindi si deve preparare perché alle semifinali si gioca a doppio, quindi due canzoni, l'intervista in mezzo, le spiegazioni, eccetera, eccetera. Complimenti di cuore a Renatino mio, Fabio Bonzo, sei bellissimo, sorcino, Nicola D'Alba, che si diverte sempre come un pazzo e questa è la cosa più bella di tutte. Ci sono i regali dei nostri sponsor per voi e poi ci sentiremo per molte altre cose che potremo fare insieme. Per il momento grazie di vero cuore, buon relax con chi vi vuole bene, buon Natale a tutti voi ovviamente, e noi ci salutiamo con una canzone della nostra Chiara Casadei che ci regala un altro momento musicale prima di fare gli auguri a tutti quanti. Grazie ragazzi. Chiara Casadei, bentornata sul palco. Eccoci. Cosa hai scelto di cantare per salutarci e augurare il buon Natale? It's a man's, man's, man's world di James Brown. E noi siamo pronti. Chiara. Grazie. This is a man's world. This is a man's world, but I would have been nothing, nothing without a woman of a girl. You see, man made a cat to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the body for one eye, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world, but it would have been nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little baby, baby girl and a baby boy. Man makes them toys, and now the man gives them everything, everything he can. You know the man makes money to buy from other men. This is a man's, man's, man's word. When I regret this love and willingness, this love and willingness, this love I stand, this love and willingness, this love. Grazie a tutti, buona serata e buon Natale, grazie a tutti.
Grazie a te Chiara, grazie a tutti quelli che ci sono stati, grazie alla città di Pineto, grazie a tutto l'Abruzzo e grazie al mondo di Rete 8. A tutti quelli che ci credono e che non mollano quando credono in qualcosa, il nostro più sentito augurio. Buon Natale a voi. A sabato grazie prossimo. A tutti. Con qualcosa di sorprendente.